Il Siena cerca la sua terza vittoria consecutiva sul campo del Portogruaro. Si comincia con il Siena in avanti e sulla corta respinta del portiere Rossi arriva il gol dell'1-0, segna Terzi dopo un quarto d'ora. Subito in discesa dunque la partita per la formazione bianconera, un Siena che dopo la sconfitta di Sassuolo un mesetto fa adesso sembra essersi ripreso. Il Siena subito dopo in situazione analoga, sempre da calcio d'angolo, realizza anche il punto del 2-0 con il settimo gol di stagione di Mastro Nunzio. La corta respinta di Rossi finisce praticamente addosso a Mastro Nunzio che con la coscia appoggia il pallone in porta. Nel secondo tempo non si ferma il Siena che dopo 7 minuti trova anche il terzo gol, un gran destro di Bolzoni. Non aveva ancora segnato in questa stagione il centrocampista che trova il 3-0 e praticamente chiude la partita in avvio di secondo tempo. Il Siena a questo punto abbassa un po' i ritmi della sua partita, concede al Portogruaro qualche spazio e per questo fallo di mano di Del Grosso sul limite dell'area di rigore l'arbitro Tommasi comanda il tiro dal dischetto. Rivediamo il tocco con il braccio di Del Grosso, trasforma il calcio di rigore. Cunico, il suo secondo gol in campionato, 3-1 e siamo arrivati a metà nel secondo tempo. Nel finale nel Siena entrano Immobile, Larrondo e Sestu, e proprio Immobile che prende il posto di Mastro Nunzio sarà decisivo proprio al 90esimo. All'80esimo però c'è una traversa colpita dal Portogruaro a porta spalancata, Altinier non trova il gol del 2-3 e allora il Siena chiude i conti. Il quarto gol di Immobile che aggira anche il portiere Rossi e da posizione molto angolata trova l'angolino lontano, il gol del 4-1. A questo punto il Siena è secondo a 2 punti dal Novara, un Siena in grande crescita, niente da fare per il Portogruaro.